da Luigi, a 15 anni mi registri. A Zio Carmelo, Zio Carmelo, non c'è. Figlio per biscotto, chi è che non c'è? Il professor Paolo in camera sua non c'è. Non è andato a letto per niente, e lei è tentato come l'avevamo lasciato ieri. No, quello stanotte ha fatto cose, donne, turbione. Mamma mia, e se lo viene a sapere la signorina Luigina, quella si spaventa. E speriamo che non sia successa qualche disgrazia. Vediamo. Che? Agatto! È passata! Agatto, è passata! Beccetto! In questi film musicali hai fatto il fidanzato della Caselli, il fidanzato della Veninchi, poi facevi un amico di Morandi, mio, di Gianni Tramonti, no? Facevi Gianni Tramonti. L'amico soldato insieme che ti volevi occupare anche del... volevi diventare il manager. È naturale, ho senza una vita, dovevo andare. E poi hai fatto i film con la Pavone, hai fatto i film con... Sì. Li hai fatti quasi tutti. Voglio chiedere a Vittorio Congia qual è il ruolo del caratterista e se nel cinema di oggi c'è ancora così ben definito questo ruolo. Sì, c'è nel cinema americano, non nel cinema... In linea generale direi che il caratterista, per parlare in termini culinari, tu sei bolognese, tu intendi, no? È il peperoncino che condisce ogni pietanza. Cioè è un ruolo molto importante, anzi direi quasi determinante in alcuni film. E provano che abbiamo fatto insieme, io facevo il caratterista con altri caratteristi più anziani di me, più bravi, e contavano parecchio, mi pare, tu ne certo, sei testimone, certo, no? Certo. Dicevo, i caratteristi, oggi nel cinema italiano, i caratteristi diventano come protagonisti, non c'è più l'attore principale, e sono i caratteristi che magari si fa un film sul caratterista. Sì. È così o no? Sì, è proprio così, anzi citerò un esempio, spero che non mi fucili, ma Tognazzi era un caratterista. Tognazzi è bravissimo, un eccellente, anzi direi il più gran cinema che abbiamo oggi, ed è un caratterista. Eccolo. Eccolo dunque qua. Siamo, aspetta Fabrizio, due parole appena per dire che siamo all'Olimpico a 9 minuti dall'inizio di Roma-Cremonese. Fabrizio Maffei, il nostro cronista e il super tifoso, siamo tutti. Cosa potremmo fare, Ugo, per portare la Cremonese in testa alla classifica, per rovesciare tutto? Che... non mi fate dire una battuta vecchissima, basterebbe rovesciare i giornali per adesso. Rovesciando i giornali la Cremonese si trova prima in classifica e la Roma si trova invece in posizione di retrocessione. Ma io credo che soprattutto i cremonesi, ho fiducia nei cremonesi, ho fiducia nei padani. I padani sono lenti a carburare, ma quando cominciano a carburare, carburano bene. Le speranze non sono ancora perdute. Bene, da Brezzi la Padania avanza, sentiamo Pippo Baudo. Vengo dal Pasquino col Vespino 50 per il cinema che spacca, ci sta il maresciallo spacca come Nico e Merli, Pierino con Laurenti, quanti paladini come Montagnani e Baffi, tanti stili, modi, gloria, da Ciccio Franco a Lando renderemo giusta gloria. Vengo dal Barberini, c'era Alvaro Coffellini, poi sempre Vitali e la regia di Tarantini, dalla Miti alla Cassini passando per Edvige, qual è la più buona delle nostre sexy attrici? Vengo dal Colosseo col Vespino rosso Bordeaux, prima me fa una biotta, de seconda non ce lo so. Vengo dal Colosseo, col Vespino rosso Bordeaux, se prima me fa una biotta, de seconda non ce lo so. Stracu, dedicato a Mario Carotenuto, Marino Girolami e Nando Cicero, Anna Maria Rizzoli, Gloria Guida, Mario Brega e Jimmy il Fenomeno. Guardi, lì non ci si può stare, bisogna andare via. È quello che sto facendo, sto andando via. Ma non è lei che deve andare via, è la macchina. Perché? Perché c'è il divieto di sosta, anzi dovrei farle pure contravvenzione. Ma se vuole faccia pure, tanto io non la faccio. Vabbè, lei la paga o non la paga, sono affari che non mi riguardano. Il cattivo, il buono, il bello, il ricco, il povero, ho fatto tutto. Cioè, ho sempre creduto che il caratterista, tal qual sono, debba fare tutto. Oh, finalmente! L'hai provata, eh? Io mi sono sposato con i soldi di due film, se si può dire. Uno era il momento più bello, quello di Emmer sul parto indolore con Marcello Mastroianni e la Giovanna Ralli. L'altro era Padri e figli, quello di Monicelli con De Sica, eccetera. Poi di Anelli, che va? Guarda un po'. Arrestate quest'uomo! Arrestato? Ma che sei battito? Sta scherzando, noi stiamo tanto amici! Mai pensavo di dovermi ricordare di Don Abada, che è un film del 53, ossia di 52 anni fa, alla Vasca Navale con Sofia Loren,
E noi eravamo le guardie con degli elmi, che era una cosa, guarda, una cosa comica su oggi. Noi caratteristi, specialmente noi romani o napoletani, siamo portati alle imitazioni e all'esasperazione. Il divertente non è tanto che io parli bene veneto, ma che lo faccia in modo esasperato da farne una barzelletta. Testa, testa! Dai, forza, vola! Fulgenzio, cosa ti vuole, Beppi? Padre. Padre, ti devo parlare. Ai, ai, se mi chiami padre c'è sotto qualche pasticcio. Il rapporto col Sud è stato, almeno a mio avviso, di una buona collaborazione, una buona solidarietà sul lavoro. Ci ho fatto 3 o 4 cose che mi sono piaciute molto. E poi l'ho sempre negli incontri o sociali o di premi o di comune, la serata, le cose, eccetera, sempre appiccicato in sera, insomma, questo era un po'... la sua forza, la mia. Poi se ne accorgeva che ci stavo bene insieme, per cui eravamo due romani insieme, per cui una bella unione, una bella forza. Baby! Mi ricordo era lui, la prima scena che ho fatto con Alberto, era che io arrivavo col treno dalla stazione di Venezia e lui mi stava aspettando, perché poi mi doveva dire delle cose, mi stava aspettando con la gondola. Per cui io, ex gondoliere come lui, eccetera, sto davanti col remo davanti a remare e lui sta in piedi al posto suo di gondoliere, e per cui il dialogo è fra uno che sta davanti da solo col sordide dietro. Che tu che ne sai che fa sordide dietro quando stai davanti? Se la Nina ti dice che non mi vuol bene, dille, Don Fulgenzio, io mi conosco col tempo guadagno, sono come il vino, più si invecchia più diventa buono. Digliela questa del vino. Come? Digliela questa del vino. Assumi, cosa devo dirgli? Don Fulgenzio, bello, barba rossa, gagliardo, era un fratone stupendo. Ti ha detto del vino. Dice Manfredi, c'era una scena molto bella che riguarda solo, riguarda Manfredi e l'Alasio, che io li confesso. Insomma, di che vuoi ben? No, non li voglio bene, lo sposo lo stesso. Marisa Alasio era una deliziosa fanciulla. Madre natura aveva dotata di tutto. Sei l'amore più grande del mondo, se lo giro in largo e tondo non lo trovo più bello di te. Poi si è innamorata del principe, sua altezza reale, ieri insomma che si è sposata, poi giustamente l'ha lasciata. Beh, tu vai a Porta Romana, 17° chilometro, Porta Latina. Io non vado? Da nessuna parte. Anzi, posa la motocicletta e passa. Tu prendi motocicletta e casco e portalo al magazzino. Al magazzino? Ma che succede, signor tenente? Che mi hanno appiedato? Sì, ti hanno trasferito al canile municipale, poi vedremo. Lì c'avevo due persone vicino che mettevano paura, fra De Sica e Sordi. Marino Nando Bruno. C'era la crema di quello che si poteva fare allora. Giuseppe, sono io, Amedeo, posso entrare? Il volpone! Ma che te sei messo a roba spia? Sì, entra. Ah, scusa, io credevo che eri solo, ma hai detto entra. Entra, dove vai? Ma chi è? Niente, è una stronza. Ma sì, ti preoccupa, mette da sede. Sì, sì, sì. Già l'idea base che lui, e poi bisogna dire quello che era l'Australia, che lui che sta lì per poter far venire una donna, che poi era una mignotta, oltretutto, deve mandare una fotografia perché si vede una sua, quella non ce l'aveva. A me mi pare un'idea così, così geniale di per sé, che poi il film non ti frega più niente, perché è l'idea che è eccezionale. E questo colpidone che gli fa vedere la fotografia, tutte e tre colpidone mandiamo. No, no. No, sta settimana non ci sto a Roma. L'avvocato l'hanno arrestato. Il bidone. Come sei stato scelto da Fillini? Perché sono brevissimo, sono il più grande. Come è stato scelto, capirai, è stato romano, simpatico, estroverso. Gagliardo, a quell'epoca, quello ero, sono facendo quello di mestiere, insomma. Sai, a Roma c'erano dei posti dove se tu andavi o frequentavi con una certa costanza, diventavi parte di quel mondo, cioè che ti posso dire, Rosati a Via Veneto era meglio di Striga che stava davanti, tutti e due erano meglio del Caffè de Paris che stava dietro, era tutto, Piazza del Popolo, Rosati era una cosa, quello di fronte non contava niente, cioè era tutto un po' selezionato, capito? Allora lì con facilità potevi trovare il soggetto che ti serviva per una certa cosa. Cambiare targa. Cambio targa eseguito. Riprova un po'. Ok. Bella gabba. E perché non gliel'ho detto? Insomma, so ragazzi modestamente li ho molgomati io, no? Dai, colpo di soldi ignoti.
Witty, sai che sono uno dei film che mi hanno fatto arrabbiare di più nel mondo nella vita artistica. Ma per sé sgolato per fare l'imitazione del milanese. Witty, bellezza, ben chi perché mi te. Poi mi hanno doppiato perché non ero milanese. Ma se tu fai doppiare da un milanese uno in milanese, quello non fa ridere. Ma questa pistola mica è il percussore, è mica buona. È solo per mettere paura, no? Ecco, e tu? Il tuo compito è più delicato. Vieni qua, te e Nadi, vieni qua, sì. Dai. Questa era la tua macchina, la sta qui. La tua sta qui. Qui. Voi al momento opportuno fare confusione partendo tutte e due insieme. Tu da una parte, e dov'è la tua macchina? Eccola qua. E tu dall'altra. Ma era divertente, questo era un capobanda vestito di bianco, gagliardo, che arrivava, faceva così, accendeva i fiammiferi da su, con le capocchie. E c'è Gaspa che c'è il film, cercava di accendere, non ci riusciva mai. Beh, era un film comico, non era mica un film vero. Va bene. Il caratterista naturalmente è colui che esprime, trasforma il personaggio e gli dà un cervello per quel personaggio, una formazione mentale più che fisica. Sì, è vero che ci vuole anche lui, no? Però lo devi rendere vero, lo devi trasformare, gli devi dare l'anima di quel personaggio. Il corpo si muove attraverso il vestito animato, ragionato di quel perché devi rappresentare. Ma ci vuoi volare attorno? A me no, che ne ho fatti talmente tanti di film con Sordi, con tanti altri, con Gasma, ho lavorato il Mattatore di Gasma. E quindi poi ho fatto tanti altri film con tanti altri attori che non ho annotato, non ho detto adesso fa. Man mano tanti se li scrivono, no? Io non mi sono scritto niente. Accesi! È uscito tuo fratello? E che ne so, credo che esca in settimana. Ma non gli avevano dato 3 anni. A quello piccolo, ma quello mezzano esce in settimana. Ciao, Cesì. Ciao. Posto, speriamo bene, con 10 giocatori come voi partiamo facile. I meglio giocatori al Tiburtino terzo stanno tutti al sesto braccio. Li vanno a comprare in Argentina i giocatori. Al sesto braccio li dovrebbero andare a comprare. Ma il direttore mica li vede, ma che stai a suonare? La prima esperienza cinematografica è stata molto importante per me, perché è stato il mio debutto in Ladro lui e Ladra lei. Saluta. Ciao. Vedi, ma come hai provato 2 anni il saluto, adesso dici ciao, ciao, dici. Il ruolo era morbillo, personaggio divertente, quasi fiabesco, perché un nome così morbillo soltanto Zampa poteva inventarlo, scoprirlo. E se tu sei colonnello dei carabinieri, io sono la regina Elisabetta. Accontentati di essere maresciallo, da retta a me, se no se ne accorgono subito. Perché? Me li potrei mettere io. Ma che ti metti tu? Metti tu, prova il saluto tu. Vedi qua a sinistra fa il saluto, con la destra si saluta. Salut, salut. Eravamo molto amici nonostante non ci si vedeva quasi mai, soltanto sul set. Ci si incontrava, si parlava. Suo figlio? Beh, ragazzo. Mamma, andiamo a vedere la televisione, mi ha fatto male il signore con quello schiaffo. Il vigile facevo quei personaggi che... Oh, ma che fumate sui tubi del gas? Ragazzo, fate il soprattutto per aria, sa? Devo scoppio. Ma che te fumi le sigarette mie? Ma la vuoi piantata da fastidio a quelli che lavorano? Ma cammina, va a far piacere. Buono, buono, state attenti che qua abbiamo siti che avevo rovinato la vista, poi non ve li paga nessuno l'occhi, sa. 8:30 è stato un incontro fantastico, perché lui quando mi ha visto mi ha detto: tu sì che vai bene per il mio film, come prete. Diciamo come pretino, va. In verità sono andato a fare di nascosto della mia famiglia, perché mio padre non voleva, cioè non voleva che un figlio di Leoni facesse il prete, ma io amavo farmi prete e non mi ci sono fatto. Buongiorno, buongiorno. Il commendator Lanuce? Sì, sono io, si accomodi. Cosa dice di bello, monsignor Alatro? Ci sono novità? Beh, non so se posso parlare. Parli pure liberamente, questi sono i miei più intimi collaboratori, purtroppo. Ho con me una documentazione esplosiva sull'onorevole che lei sa... Dico. Mi è stato raccomandato di non fare il suo nome. Lo dicevo io che l'onorevole che non se può dire c'aveva un tadà, un tallone d'Achille, mannaggia la zozza. Che poi l'ho incontrato Fellini in altre occasioni
e lui aveva una grande simpatia artistica nei miei confronti, perché io con lui ho fatto il 3, 8 e mezzo, ho fatto anche dunque Ginger Fred, ho fatto il clown, sì, il famoso piccolo, mi pare che era un cortometraggio, non un cortometraggio, un film per la televisione, sì, il clown, quello del clown. Il satiricon fa un personaggio così, sognatore. La giornata se ne va come niente. Mentre di volta, hai visto? La notte. Allora non c'è niente di meglio che passare dal letto alla tavola. Abbiamo avuto un gran freddo, il bagno mi ha scaldato a stento. Ai, mene che mosche siamo, mene che mosche. Loro una certezza ce l'hanno, ma noi niente più che delle bolle siamo. Non lo voglio dire che personaggio fosse. La vita è un sogno e gli ideali stanno qua. Per Pasolini, nelle streghe, questo episodio è appunto la moglie di Laura Betti, che Laura Betti rappresentava mio marito. Il Pinocchio di Comencini è famoso, quindi ho fatto il maestro di scuola. Ti sembra un lavoro ben fatto questo? Mi ricordo che quel ragazzino era proprio Pinocchio, era terribile. Bestemmiava a non finire, ma bestemmiava certe bestemmie proprio grosse, che io poi mi scandalizzavo. Chi non lavora non mangia. Chi non lavora non mangia. E finisce presto poi all'ospedale o in carcere. E finisce presto poi all'ospedale o in carcere. Beh. Dopo 32 anni mi interpella Benigni per fare il maestro di scuola del suo Pinocchio. Bene, sono andato da lui, ho fatto un provino, mi ha presentato tutta l'organizzazione, il trucco e tante altre cose. E io gliel'ho creato, perché gli ho detto dalla nascita, secondo la mia mentalità, il mio pensiero, Pinocchio da che cosa, per chi nasce e che cos'è. Ho fatto una specie di biologia sul Pinocchio e lui tutto felice, entusiasta, e mi disse che mi avrebbe fatto fare questo personaggio. E poi è sparito. Il film non l'ho fatto. Segreto. Dallo alla sinistra e nessuno sape niente. Segreto, eh? Segretissimo, Lui c'è un attore delizioso, un attore singolare, particolare, catanese, ma che non ha avuto tutte le chance che avrebbe dovuto avere, perché è un grande attore, è un ansioso comico, avrebbe potuto diventare senza... se il cinema si fosse occupato di più di lui. Ma il cinema corre via ogni tanto distratto. No, ma tu non mi dicesti che lo voto segretissimo era? E vede che segretissimo non è. Ah, eccoci giunti finalmente in Sicilia. Che? La frontiera che sta qua. Come che? È la nuova frontiera, ce l'ha visto d'ingresso. No, io non ce l'ho perché non sapevo mica che occorresse. Occorre. Come si chiama? Brambilla. Ambrogio. No, Paride. Paride? Paride come il nonno, anche il nonno. Benissimo, anche il nonno Paride. Perché? Va mica bene. Ce l'ho. Tuccio, come hai cominciato te con il teatro? Ma ho iniziato con, diciamo, con Lava Spettacolo, che secondo me è una delle migliori scuole per fare il teatro. Con Lava Spettacolo, poi... lo facevo con Pippo Baudo. Questa è la cosa. Infatti io facevo il comico e lui faceva la spalla. Abbiamo incominciato insieme a lavorare, eravamo dei ragazzi, ci piaceva tanto il teatro, io sto anche, lui pochissimo, e lui aveva un grande amore per Totò e è diventato un grande attore, oggi è la colonna portante del Teatro Stabile di Catania, guarda caso io ne sono il presidente.
non era una palla, non è stata una grande spalla, perché prima di dire la battuta comica rideva lui, o il pubblico stava zitto. È vero, il mio grande difetto è stato questo, che in scena quando facevo la spalla, soprattutto perché lui improvvisava, mi scappava da ridere. Ma mi scappava da ridere anche quando recitavo con Toriferro, facevamo cose serie, Pirandello, io ridevo, era più forte di me. Ci siamo messi assieme e abbiamo fatto il cabaret in Sicilia, il titolo è Canaso. E sfottevamo praticamente tutti i cittadini in di Catania, abbiamo avuto qualche inimicizia, però ci siamo divertiti. Abbiamo fatto anche una commedia musicale scritta da Pippo Baudo, che il titolo era Donna per sconfitta imminente, ed è stata una sconfitta, siamo rimasti con debiti, eravamo tutti e due studenti, ma i debiti che abbiamo avuto... Mi ricordo in un paese, siamo andati a Scordia, vicino al mio paese Militello, e siccome questa commedia musicale aveva pochissime, anzi praticamente niente, allora in sala il pubblico diceva, ma le donne quando arrivano? E il pianista diceva dopo, poi finiva la commedia e le donne non c'erano state. Appena fatto Sette Voci, lui faceva coppia con Elio Crovetto, una spalla comica bravissima di allora, ed ebbe Tuccio un grande successo, enorme, ed ero felicissimo per lui. E ha incontrato anche la moglie che faceva la clac nel nostro studio. Beh, col cinema dopo Sette Voci ci fu Paolella, che ha visto a me Crovetto in televisione e ci mandò a chiamare per fare un film con Nicola Di Bari, che allora aveva vinto il festival con la canzone La prima cosa bella. E abbiamo fatto questo film che poi il titolo era La ragazza del prete. Au, offri due, eh? Offro io. Vai, GB, whisky scozzese, eh? Scozzese. GB e chi so? Quelli che l'inventano. Poi subito dopo è venuto il Mimì Metallurgico. Dove hai un ruolo? Che faccio la parte di Pasquale, l'amico di Giannini. L'adolescente di Brescia. Perché io ero a Roma, al Teatro Lina, che facevo un lavoro teatrale di Sciascia, i mafiosi della vicaria. E quella sera è venuto a teatro questo regista, Alfonso Brescia, e dopo due settimane mi telefonò e dice, devo fare questo film, ho pensato a te, ti ho visto a teatro, la trama è questa, era il periodo di Grazia Zia, la nipotina, tutto ciò. Dice, e così mi sono imbarcato. Allora, in questo film che incassò, ma certo, erano filmetti. Sì, certo. Don Vito? Ah, sì, ho parlato già a Roberto di questo. Certo che è appena tornato. Che cosa possiamo fare? Che la signorina Lucia... Avvocato, quello che deve fare mia figlia lo so io. Prima ho fatto Virilità, ho partecipato a Virilità con Turò, che allora Toriferro fece dei bei film, perché la produzione era di Carlo Ponte, di Laurentiis. E Toriferro chiamava a tutti noi, prima di tutto perché avevo una stima di noi giovani, e mi fece fare la parte di un avvocato. Che spavento, avvocato mio. Grazie. Amore mio, ciao. Oh, c'è Bilù! Ma che sta facendo? Ma perché mozzica? Ed avevate questa macchietta del siciliano arrapato, il siciliano sempre, giusto? Perché l'abbiamo visto sempre così, questo siciliano, ma io nel film non l'ho sfruttato tanto. Di questo mandrillo siciliano. Ma è vero o no? Ma secondo me è tutto falso. È tutto falso perché specialmente sulla Sicilia, sulla parte orientale, a Catania è una tradizione brancatiana di questo, sì. Di questo maschilismo. Tuccio ha avuto il coraggio di dire di no a Fellini. Fellini lo chiamò per fare un film e lui disse no, preferisco il teatro. Quando
io parlai con Fellini. Fellini, io so tutto di tutti gli attori in Italia perché io seguo la qualunque cosa. E dice, non puoi essere un attore con la tua faccia, il tuo spirito, essere conosciuto soltanto per uno sketch che fai, U portau pane papà. Che è uno sketch celebre. Che è uno sketch celebre che io faccio con un collega mio di teatro, con Pippo Pattavina. Forza, forza, forza. U portau pane papà. Ancora di più, forza. U portau pane papà. Forza, forza, forza. U portau pane. Me la faccia sentire l'accusa, forza. Sì. U portau pane papà. Ancora di più, forza. U portau pane papà. Ma non si accorge? Lei non si accorge che mi fa la stessa nota? Stia attento, lei fa ta 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 ta. Sono due note distinte e separate. Ta 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 ta. Forza. U portau pane papà. Ciao Roberti, dammi una mano, per sono qua, va. Senti, c'è un film stupendo che hai fatto con Federico Fellini, ecco, episodio di Tre passi, Tre nel, passi delirio. Nel delirio, che poi Tre passi nel delirio porta per Cielo di Stelle, perché dato che Federico non firmava i contratti, allora automaticamente un giorno fui chiamato da Giulio Petroni per fare questo personaggio e fui accettato. Allora dissi a Federico, guarda che io dopodomani inizio per Tetto un cielo di stelle. Ah, vabbè, non fa niente, non c'è problema. Io ero il diavolo nel film, eh? E dico, vabbè, cioè io posso non farlo, basta che tu. Dice, no, 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 ma non c'è problema, tanto poi questo personaggio è quasi finito, come in Giulietta degli Spiriti la stessa cosa, Federico era fatto così. E invece il giorno che io stavo girando e per Tetto un cielo di stelle alla Helios, addirittura arrivò in produzione Maurizio Menchi e disse, guarda che devi venire a girare all'aeroporto, ma come faccio, scusa? E io gli ho detto che non potevo. Io sono la sua controfigura, che mi fa fare una foto con lei. Mi fai una foto con lui? Sì, una fre. Venga, venga. Io conosco Londra molto bene, sa, ci sono stata due volte. Sono molto lieto di fare la sua controfigura. Ho fatto la controfigura di Thomas Millian. Era la controfigura di lui nel film western. Tant'è vero che il film western l'ho fatto io, benché è stato poi tagliato. Ecco, spiegaci, ecco, com'era questo film western? Questo... Che è stato tolto da... Sì, Fendi. Vabbè, abbiamo girato solo pochissime scene western. Abbiamo girato la scena del saloon. Poi abbiamo girato la scena dell'Istituto. Perché voleva fare un film western? Che ti ricordi di questo? Ma non è il fatto del film western, è il fatto che in quel momento serviva questo attore inglese che facesse qualche cosa che in quel momento funzionava. In quel momento funzionava un western. E tu hai fatto... E lui automaticamente, e io praticamente gli ho fatto quella scena che poi c'è... Un doppiaggio bruttissimo in toscano. Foto? Oh, grazie. Paparazzo, 20 copie per me. Quanti film hai fatto? Io adesso sono 250. 250? 250. Qui ci sono soltanto 50 titoli, quindi ne hai fatti... I western quanti ne hai fatti? Una marea? 60. 60 in Italia e 20 in America. Sansone non deve arrivare vivo alle prigioni. Il primo western sarebbe Sansone il tesoro degli Incas, fatto da Piero Pierotti per la Romana Film. Io ero l'ombra di Mario Petri, che era praticamente l'antagonista. I western preferiti ce n'è uno che amo moltissimo, però... Il mio nome appare con la partecipazione straordinaria e per Tetto un cielo di stelle. Eccoli lì. Bene, li faremo parlare. Con Mario Adolfo. Di Giulio Petroni. Di Giulio Petroni. Il tuo ruolo qual era lì? L'antagonista. Altri ruoli, ho Sette Winchester per un massacro, sono i Castellari, sì. Ognuno per sé. Ognuno per sé. Che ognuno per sé cosa quello fai? Quello di Bitani. Bene. Corvo, due corvi, io ho Sergio Dorio. Per qualche dollaro in più invece avrei dovuto fare un grosso personaggio,
che Fernando Di Leo l'aveva scritto addirittura su di me, il gobbo. Non era quello il personaggio di Kinski, e ne aveva tante altre cose bellissime. E invece Sergio a vedere perché amava me. Lo sceriffo Cassidy mi dà la caccia da 2 anni. Con Sollim che hai fatto? Corri uomo corri. Corri uomo corri, faccia a faccia. E poi mi hanno fatti un mare. Con Bava hai fatto Diabolic? Diabolic, ho fatto Roy Colt. Roy Colt, Anniversary Jack. In Roy Colt fai un aggio che si mi chiama... Mi chiamo Boida. Ai popoli del terzo mondo, con stima e amicizia. Un momento, cominciare dal secondo capitolo. Cosa ricordo di quel film? Cioè, so che era molto improvvisato. Beh, sì, in alcuni punti era improvvisato, però c'era questa storia, perché il meticcio ha un po' un personaggio particolare che racconta tutta la degli indiani. E lui invece, Gian Maria Volonté, lo prende in giro. Perciò automaticamente non c'è un copione, però un punto di riferimento c'è. Terra, avanza, Orfeo! Perché è Fulcello, ecco. Lucio Muro è uno degli autori che ha inventato la sceneggiata. Perché la sceneggiata nacque perché il fascino una tassa sulle canzoni. Allora naturalmente un napoletano subito fu, che cosa fece? Fece la sceneggiata, cioè fece un copione e in questo lavoro si cantava la canzone. Però quindi non veniva considerata varietà. La signora Amalia Scognamiglia ha denunciato la spedizione di un portasigarette d'oro. Voi stavate a casa della signora Scognamiglia la sera del 27 agosto? Sì, certo, c'ero io con altre 10 persone. E infatti qua c'è la denuncia, accomodatevi, prego. Ora la mia amica ha pregato, è vero, di fare un interrogatorio per sapere, casomai, se uno per sbaglio l'ha presa e se l'ha messa in tasca senza avvertenza. Io ho 75 anni, quindi non è che sono... Molte volte incontro qualche amico, sai, dice, te lo ricordi? No, non mi dire niente. Perché quando dice te lo ricordi, è un bel morto. Te lo ricordi? No, non mi dice niente, non voglio sapere niente. Enzo Cannavale, la coda, quando ha esordito a teatro? Beh, io ho esordito a teatro con la compagnia di Edoardo, con Edoardo. Quando facemmo questo provino, la sala, i ragazzi e ragazze, Edoardo non appariva, stava dietro a una specie di sipario. E io l'ho preso proprio una cosa così, un'avventura divertente. E andammo là a fare questo provino. Va bene, faremo sapere. Io pensavo, cioè, il solito cose, vi faremo sapere. Mentre uscivo, c'era il macchinista di Franco Mercuri, il vecchio macchinista di Edoardo. Cioè, lui era macchinista per motivo che lui costruiva le scene, non è che... Mi raggiunse, dice, cioè, no, che? Cioè, lo sapete che mentre voi recitavate, Edoardo rideva. Com'era dopo Edoardo? Ma Edoardo non è come... Non era un uomo molto... che dava molto confidenza, insomma, la sua presenza già ti metteva in condizione, ci dovevi dire buongiorno, non ce lo dicevi. E a lui faceva piacere se non lo salutò. Signori, scusate, ma che è proprio questa guerra? Avete visto quagliullo in mezzo? Ma capo loro, si chiama Iello. Ma ci mettiamo pure a fare la guardia ai bambini. E tu che fai con questa mitragliatrice? Dammela subito, dammi sta mitragliatrice. Faccio uno degli scugnizzi che cacciano fuori tedeschi, sparatorie. Totò, ho fatto un solo film, Operazione San Gennaro. Mi sono fatto accompagnare da Gaetano, lo conoscete? È giovane, si deve divertire un po' anche lui. Totò è un gran signore. Un gran signore. Il fatto del principe, un principe, per me era veramente un nobile. Lui si dice, siccome lui era nato in un quartiere popolare, la sanità, si dice che molte volte quando lui veniva a Napoli,
dicono, questo non è che l'ho fatto, l'ho visto io, però dice che lui di notte metteva i soldi sotto, già alle porte dei bossi, metteva 10.000 lire. Per me il rosso. No, no, col caviale no, signore. Io consiglierei vino bianco, questo corvo... Il domestico. Ah, sì, con Lando Buzzando, sì. Il regista fa sì, il sì. Materazzo, sì, sì. Il regista proprio... Sì, sì, sì. Pago, ma piccere, non mangi. Questo è caviale autentico, me l'ha venduto uno del PC, che l'ha avuto dall'ambasciata russa. L'ha già fatto una cascia intera, tutta quanta per te. Ani, e lasciami perdere, non me va. Ma come non te va? Questo è un mangiare da signore. Diglielo tu, Sasà. Effettivamente, un Werner, di cui mi onoro di essere stato a servizio, diceva sempre che... Oh, e questo generale tedesco ce l'hai fatta a peverini. Sarà stato raffinato, ma la guerra l'ha persa, no? Noi abbiamo sempre mangiato pasta e fascioli, ma perché ci dobbiamo cibasta a schifezza? Tieni, mangiatevelo voi sto caviale. Ne ho fatto parecchi, devo dire. Ne ha fatti tanti, belli. Ho fatto Serie A, come si dice, Serie A e Serie B. Però io non rinnego niente, eh. Non è che dici, no, però io... Sai, molti attori dici, ma però io li rifarei un'altra volta. Chissà quando ce lo fanno, lo vedevamo tantino. Ma che fa, con tutte le vergogne di fuori? Ma quale vergogna? Qua siamo sulla Costa Smeralda, che vogliamo fare? La figura dei Cafu? Ma vado questa cosa qua. Io sono in Sardegna per un motivo preciso. Sono i personaggi che, siccome la regia era di Vincitore, molte volte c'erano quasi sempre gli attori del bagaglino. Anche Bumbolo era un attore... Invece lei com'è che entrava in questi film? Com'era il meccanismo? Mi chiamavano, non è che... Sì. Aiuto! Non gliela faccio più! Mi sto impiccando! Mi sto impiccando! Aiuto! Chiamate qualcuno! Mi sto impiccando! Mi sto soffocando! Aiuto! Ma per morire, la corda te la devi mettere qua al collo! E lì me la son messa, ma mi stava strozzando! Film senza impegno, non è che erano film che tu ti impegni, ma, mamma mia, o copioni, o testi importanti... Dialogo, ma erano cose così che si inventavano, ripeto, aspetta, ma erano film che si giravano in 4 settimane, 3 settimane e mezza, insomma. Ciao, sì, ma trovi quella là al cioccolato, sì. Ma poi trovi le coppe, se io poi vuoi la torta gelata, chi è? Metropolitan di Napoli, che è un grosso cinema, e adesso è diventato una multisala, quando abbiamo fatto quei film dovevo correre la polizia, perché la gente non beve vetro, non beve tutte cose, che allora... Un tancio come anche oggi, però era portata film che costavano relativamente poco, però incassavano i figli di Dio. Sempre film popolari. Però anche qualche film serio l'ho fatto. Rose, ho fatto Roma Bene. E ho fatto qualche film, insomma. Ho fatto Troisi poi, che ho Troisio, fatto. Troisi, una parte bellissima. Troisi. Quando l'ho sentito che era morto, io ho avuto veramente. Veramente è stato un dolore per me, perché non è amici, quindi non è che io, però non me l'aspettavo. Penso che le ultime parole che lui ha detto, sono cose veramente che, le ultime parole che lui ha detto alla troupe, quando è finito, ricordatevi di me. Le ultime parole, ricordatevi di me. Perché secondo me lui sapeva che... tutto ciò che è spettacolo viene sempre dal teatro. L'attore che viene dal teatro è una garanzia, insomma. Sì, tu puoi fare televisione, puoi fuggire, però c'hai alle spalle, c'hai il teatro. Non vi preoccupatemi. Ricordate, Capo Lucianello starà sempre con voi. Temo che gli ha dannato. Salutate a me. E dici di gente. E io non mi ascolto mai. Andiamo a vedere.